chiuso per rifacimento pista. L'aeroporto di Orio al Serio, il quarto in Italia, con i suoi 25.000 passeggeri al giorno, resterà chiuso fino al 1° giugno. Questa sera alle 22.35 decolla l'ultimo aereo diretto a Barcellona. Al termine dei lavori, il 2 giugno, riapertura alle 6.45 con il decollo di un volo per Monaco. Tutti i 90 voli di linea quotidiani verranno spostati in questi giorni a Malpensa. Una parte dei voli merci sarà invece trasferita sullo scalo di Brescia. Un vero e proprio trasloco da record, spiegano i responsabili di Orio al Serio. Un'operazione di questo tipo, di questa complessità, con queste caratteristiche non è mai stata fatta. Gli aeroporti che stanno alla top 10 nella classifica italiana hanno tutti soluzioni alternative. Noi purtroppo non le avevamo e quindi abbiamo dovuto organizzarci in tal senso. Anche perché i nostri clienti, le nostre compagniere ci hanno chiesto di conservare al completo l'operatività dello scalo. Per i passeggeri qualche inevitabile disagio, ma i lavori erano programmati da tempo. E per ritornare a Milano Malpensa non ci sono problemi, esistono i pullman e casomai si ritorna a casa col treno. Sì, lo uso spesso, ma non è un disagio, sapendolo prima non è un problema.